Il 27 agosto 2024, il direttore di un negozio ha visionato un filmato di qualcosa che era successo poco prima. È apparso piuttosto nervoso ed è corso immediatamente al computer per caricare il video e salvarlo nel caso in cui nessuno gli avrebbe creduto. È accaduto qualcosa mentre stava sistemando delle scatole e sa di averlo ripreso con la telecamera. Infatti in questo filmato accadono molte cose, ma è quello che succede verso la fine che lo ha terrorizzato. Single night. He's putting things away from the box. All right, now watch. I want you guys to focus on this area right here. Okay? Hold on, let me speed this up a bit. They haven't got the first clue on how to use it. All right, watch. If you have the doctrine right and you stow it on a shelf in your closet and do not pull that doctrine out. Boom, you see that? I'm gonna get back here for you guys to give you a better view. Look at that. And I'm just like tripping, like, what? Okay, but pay attention to this area right here. I can grant that they've checked out the job that could teach justification correctly. But so what? It's not what I asked you. Is that you? Look, I'm here by myself. Nobody's here. It's just me. See that? Come out! I'm not afraid of you. Is that you that threw down the box earlier? Come on out. You don't scare me. Come on out, pussy. Always trying to mess with me. Ooh! Oh, shit. No. Hell no. No. Let me see. Where am I? I'm here. Where am I now? What's it? Look, there I am, right there. Look, you see that? You see that? Nah. Nah. Hell no. Il direttore del negozio sembra davvero spaventato dopo aver visto quello che aveva registrato la videocamera puntata verso l'entrata. Sembra che i suoi capelli si sollevino da soli, o meglio, sembra che vengano tirati da qualcosa di invisibile, ed è l'improvviso strattone che lo fa correre in preda al panico. All'inizio pensava che qualcuno lo stesse prendendo in giro, ma dopo aver guardato il filmato di sicurezza ha visto che non c'era nessuno dietro di lui.
Il video che stai per vedere è stato caricato da un utente che racconta che è stato catturato da un uomo all'interno di un edificio vicino a un incendio. L'uomo che stava registrando aveva già chiamato i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mentre stava aspettando ha registrato questo video. Puoi vedere la figura di una persona in piedi davanti alla finestra che sembra guardare l'uomo che sta registrando e nonostante ci fosse un incendio, la persona rimane immobile. La sua mancanza di movimento fino alla fine è davvero inquietante. In questo video, un uomo che vive in un piccolo cottage inizia improvvisamente a registrare dopo aver sentito dei rumori provenire dalla sua soffitta. Ha raccolto le prove di questi strani suoni che si sentono spesso di notte. Inizialmente pensava che i rumori fossero solo parte della casa, visto che era abbastanza vecchia, ma una notte è accaduto questo. Dal nulla, un mobile si ribalta da solo, spaventandolo. Comprensibilmente l'uomo lascia cadere tutto, compreso il telefono, e corre a prenderlo, chiaramente spaventato, da quello che gli è appena successo. Quest'uomo che vive in una città messicana ha deciso di eseguire un rituale di invocazione a casa sua per contattare uno spirito ed ovviamente non è stata una buona idea, dato che dopo averlo fatto sono iniziate ad accadere delle cose molto strane. Tengo un rato che escuché che mi toccarono la puerta, pero yo pensé que era el señor que me renta. Pero no hay nadie. Estoy solo y estoy viendo una película, pero algo como que me están tocando otra vez.
Le manifestazioni cominciano a seguirlo anche sul posto di lavoro. Spaventato, ha deciso di comunicare con lo spirito tramite la tavola Ouija. Ma ciò ha reso le cose ancora peggiori, perché da allora l'attività si è intensificata. Mi ha assustato per un momento, perché esto pasa in cualquier momento, che incluso in la calle mi ha passato. Pero la gente no se da cuenta de lo que pasa, claro. Solo yo, porque yo estoy al pendiente de todo lo que está pasando a mi alrededor, a partir de todo lo que me ha estado pasando últimamente. Pero vi algo ahí, amigos. Ahí, amigos, como una sombra. L'attività è addirittura aumentata e l'ha seguito perfino sul posto di lavoro. Tengo rato escuchando otra vez ruido. ¿Hasta cuándo va a acabar esto, Dios? Como que ruido en las ventanas, pero no veo nada. Por favor, déjame en paz. Hay ruido, pero no sé dónde. Vete de aquí ya, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Vete ya. No se va bien, amigo. Tengo mucho miedo. No me vuelvo a ver. Me voy a salir un rato de recorrido. Disperato, decide di fare un'altra registrazione, spiegando che cosa stava accadendo, dove ribadisce che non scherza con cose del genere, però sembra che le forze che ha invocato lo vogliono comunque. E durante la registrazione accade qualcosa di spaventoso. Sì, la verità sì, sto molto sconcertato per tutto questo che mi sta passando, già che molte persone dicono che sono loco. Non sto loco, per quelli che dicono che sono loco, non sto loco. Simplemente mi ignorancia me llevó a hacer esto, que no creía en ese tipo de cosas, creía que todo era, no sé, fantasía, como lo que vemos en la televisión. Por eso quise comprobarlo, pero ahora que lo estoy viviendo ya no quiero, como les digo, desatar algo más que de ese libro, aunque como les dije sí encontré algo, pero no sé.
escuchar. Sembra che uno spirito oscuro ha finito per possedere il suo corpo e sta tormentando la sua vita. Tu a cosa credi?